Semenzato, ingegnere di Padova, ferito a Bruxelles, dimesso dall'ospedale, torna in Italia, il Belgio non è più sicuro, ho paura per i miei figli. Mio figlio è vivo per miracolo ad Abano Terme, il padre dell'ingegnere racconta le ore di attesa e angoscia per il figlio mentre a Bruxelles scoppiavano le bombe. Rientrerà in Friuli domani la salma di Elisa Valent, l'universitaria del Bo uccisa nello schianto in Catalogna per la camera ardente, ipotesi funerali di Stato. I residenti di via Bezzecca si svegliano e trovano la Madonna del Capitello imbrattata con vernice nera e dicono è stato uno scempio. Il liceo musicale scende in piazza e mette in scena una protesta con le nuove riforme, rischiamo di perdere i nostri prof, appello al governo. Mancata emissione degli scontrini e lavoratori irregolari stangata da 20.000 euro agli organizzatori di Irlanda in Festa che si è chiusa domenica. Dopo lo sfratto da parte del comune, Legambiente cerca una nuova sede, Andrea Aragona dice non siamo di parte, noi scomodi a destra e a sinistra. Buonasera, ben ritrovati, questo è TG Padova, rigorosamente in diretta. Iniziamo subito parlando degli attentati di Bruxelles, ferito un padovano, Marco Semenzato, ingegnere, lavorava nella capitale belga, è stato dimesso dall'ospedale, ora tornerà in Italia perché dice qui non è più sicuro, soprattutto per i miei figli. Sono sceso dalla metro. Ho fatto proprio due passi sugli scalini che poi portano fuori, okay, dalla metro per salire, proprio portano fuori, e in quel momento la bomba è esplosa, no? Marco Semenzato, 34 anni, di Abano Terme, da luglio scorso ha un contratto a tempo indeterminato come consulente informatico al Dipartimento di Educazione e Cultura della Commissione Europea. Vive lì con la moglie Gianna, padovana anche lei, e i suoi due bambini. Quando scoppia la bomba a Molbik, la fermata della metro, lui è lì, è appena sceso, sta andando al lavoro. In pochi secondi è il caos. Diciamo che in quei momenti non si pensa tanto, no? Si corre verso la salvezza e... Marco si ritrova steso a terra, ha i pantaloni sporchi di sangue non suo. Lo salva il PC portatile che porta nello zainetto, che attutisce in parte il colpo quando cade a terra. Interviene la polizia che porta tutti in un albergo vicino. Da lì Marco riesce a mettersi in contatto coi suoi. Ho saputo più o meno dopo un'ora che è riuscito a mandarci una mail, quindi a circa le 10, che comunque stava bene, dalla hall dell'albergo dove li hanno fatti, diciamo, dove li hanno spostato tutte le persone che uscivano dalla metropolitana. Ora per il Semenzato è cambiato tutto, vogliono tornare in Italia e restarci, Bruxelles è troppo pericolosa. Io su quella metro, ora come ora, non ci voglio più salire, no, ok? Perché comunque sarebbe troppo forte il ricordo, no? Ok, casomai andrò con l'autobus, va bene, però diciamo che ora come ora vorrei tornare a casa, perché se mi faccio male io può andare bene, ma se si fa male la mia famiglia, no. La sensazione di oggi è quella di voler comunque tornare a casa il prima possibile. Sì. Stasera la famiglia Semenzato tornerà a casa, il loro aereo atterrerà alle 21 a Verona, ad attenderli ci saranno la famiglia e gli amici che per ore hanno tenuto il fiato sospeso per loro. Parla anche il padre di Marco Semenzato, dice sono state ore terribili, angosciose, adesso li aspettiamo. La tragedia ha sfiorato anche questa tranquilla villetta in un quartiere residenziale di Abano Terme, dove abita il papà di Marco. Per un soffio la bomba nella metropolitana non ha travolto il 34enne ingegnere informatico che con la moglie e i figli a Bruxelles cercava un futuro migliore. Ecco come ha vissuto quelle drammatiche ore suo padre Gildo. Inizialmente non pensavo che lui fosse stato coinvolto in questa tragedia, in questo attentato alla metropolitana, perché io ero rimasto agli attentati all'aeroporto, quindi non conoscevo del successivo attentato che hanno fatto alla metropolitana. Poi quando ho saputo che era successo alla fermata dove normalmente lui scende, mi sono venuto a preoccupare. Però poi lui mi ha telefonato da un albergo lì vicino, mi ha tranquillizzato dicendo no, non c'è successo niente. Poi ho saputo successivamente che era andato in ospedale e fortunatamente ha avuto solo delle ustioni. Marco rassicura tutti, dice che sta bene, ma l'angoscia è tanta. Da quando ci sono stati gli attentati a Parigi è stato un crescendo. Ieri il rischio è stato altissimo. Si è salvato perché era dove era. Forse dietro c'era altre persone che l'hanno protetto.
è stato protetto anche dallo zaino che non si è ritrovato più, è stato distrutto, che aveva sulle spalle. E lui ha dovuto, mi diceva, quindi mi ha impressionato quella cosa, che ha dovuto buttare via i calzoni perché erano tutti pieni di sangue e non sapeva di chi era. Stasera Papa Gildo abbraccerà il suo ragazzo e i nipotini che torneranno per le vacanze di Pasqua e forse per sempre. Intanto anche Padova, dopo i fatti in Belgio, ha alzato il livello di attenzione. Ieri sera c'è stata una riunione urgente del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura. Alzati il livello di attenzione in tutta la città. Da una tragedia a un'altra, stiamo parlando di quella degli studenti Erasmus in Spagna. Entro domani la salma della 25enne Elisa Valent, studentessa universitaria dell'Ateneo Padavino, morta nel tragico incidente in Catalogna avvenuto domenica scorsa, tornerà in Italia. La conferma è arrivata dall'ambasciatore italiano in Spagna Stefano Sannino. A partire da venerdì verrà allestita la camera ardente nel suo paese d'origine, poi verranno celebrati i funerali. Sarà presente una delegazione degli universitari padovani e del rettorato. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere oggi davanti al pubblico ministero Freddy Sorgato e la sorella Deborah. Il PM e il capo della mobile hanno incontrato il 46enne ballerino questa mattina alle 10:30 e poi la sorella Deborah questo pomeriggio nel carcere di Verona. Per entrambi stessa strategia difensiva. Intanto le ricerche del corpo di Isabella Noventa non hanno ancora dato alcun esito. Adesso a Padova per parlare di un atto di vandalismo che ha sconvolto un'intera zona perché questi vandali hanno pensato bene di imbrattare un capitello. Atto vandalico in via Premuda, laterale di via Bezzecca. I residenti della strada si sono svegliati con una brutta sorpresa. Il capitello bianco e azzurro della via raffigurante la Madonna con in braccio Gesù Bambino è stato completamente imbrattato con della vernice nera. È stato un fatto che ci ha sconcertato, che probabilmente sono stati, chissà, dei ragazzotti che tornavano, chissà, magari da una sala da ballo, tardi, di notte, di mattina, che hanno fatto questo stronzata, si posso dire. Un atto di vandalismo che non è assolutamente piaciuto ai residenti, i quali, passandoci di fronte nell'arco della giornata, si sono fermati a più riprese a commentare lo scempio. Quanta gente che si è fermata qui, che piangeva, che si è commossa di fronte a questo fatto qua, tutta ieri è stata una processione. Non è chiaro chi possa essere l'autore del gesto armato di bomboletta spray. Nessuno si è accorto di rumori sospetti durante la notte. Quello che è certo è che i vandali hanno rovinato un'icona religiosa, un simbolo per gli abitanti della via. Ho avvertito la polizia, è intervenuta e ha fatto delle verifiche, ma mi sa che è difficile trovare. Però tempo fa era successo una casa proprio su questa via qui che avevano appena tinteggiato e hanno trovato anche loro degli imbrattamenti. Adesso parliamo della singolare protesta di un gruppo di studenti che con i loro strumenti musicali hanno voluto far sentire ancora più forte la propria voce al governo in difesa dei loro professori. I ragazzi del liceo musicale Marchesi hanno letteralmente voluto cantarle e suonarle al governo Renzi e al ministro Giannini. Singolare manifestazione questa mattina in Prato della Valle contro uno degli aspetti più dibattuti della buona scuola, la riforma dell'istruzione decisa dal governo. In tutta Italia hanno protestato i 120 licei musicali perché saranno costretti da settembre ad affrontare un radicale cambiamento, la sostituzione totale dei professori di indirizzo. Il motivo? Gli insegnanti di storia della musica, strumento musicale, tecnologia musicale e teoria, analisi e composizione non possono partecipare al nuovo concorso perché già di ruolo, anche se alle scuole medie. Ne faranno un altro concorso per aprire la possibilità, che è anche giusto, ad altri insegnanti, però i nostri che hanno fatto nascere il liceo dovranno tornare alle medie. Più che altro una cosa è il loro futuro, un'altra cosa è il nostro futuro. L'anno prossimo chi è che ci viene ad insegnare? Persone che non hanno creato il liceo, tutti nuovi. Ci sarà un po' di confusione. Il liceo musicale a Padova nasce 5 anni fa e i professori sono stati assunti tra quelli già di ruolo alle medie.
docenti che però in questi anni hanno continuato a formarsi anche con corsi a Roma. Il liceo musicale non esisteva, quindi l'abbiamo sostanzialmente creato in base a direttive chiaramente nazionali della rete dei licei. C'è stato un grandissimo lavoro per arrivare a una definizione di questa istituzione totalmente nuova. Quindi sembra abbastanza iniquo sostanzialmente che improvvisamente un arrivederci e grazie verso tutto il corpo docente che appunto l'ha creato. A Padova si forma il comitato per dire no alle trivelle. Nasce il comitato perché è necessario che in ogni città e in ogni regione ci siano dei comitati che promuovano banchetti, visto che nessuno lo fa, visto che le televisioni non divulgano e visto che non c'è nessuna informazione pubblica, è importante che i cittadini si organizzino da soli, facciano dei banchetti informativi e soprattutto che i cittadini autonomamente vadano sul sito www.fermaletrivelle.it dove troveranno tutti i motivi per votare sì al referendum. Quali sono questi motivi? Sono moltissimi, dalla salvaguardia dell'ambiente ai costi che queste estrazioni comportano e al cambio di energia che non è più, deve rivolgersi alle energie rinnovabili, al fatto che chi estrae petrolio e gas non è certamente lo Stato italiano ma sono dei privati. Controlli interforza, l'Irlanda in festa, manifestazione che si è chiusa domenica scorsa. Carabinieri, polizia e guardia di finanza hanno accertato 20.000 euro di multe. La finanza, le Fiamme Gialle, ha contestato mancate emissioni di ricevute fiscali. La direzione territoriale del lavoro ha intrapreso accertamenti poi nei confronti di 46 lavoratori. Gli uomini della questura hanno rilevato l'inosservanza delle disposizioni in merito all'installazione dei giochi elettronici, mentre il NAS ha accertato violazioni al piano di autocontrollo per la conservazione degli alimenti. Violata poi la normativa antincendi da parte dei vigili del fuoco, sanzioni anche per il volume troppo alto. E continua il botta e risposta tra Legambiente sfrattata e l'amministrazione comunale. No, mai iscritto, non sono mai stato iscritto a nessun partito e ho anche votato nella mia vita cose diverse fra loro, insomma anche non sempre d'accordo. Andrea Aragona risponde così all'assessore Grigoletto, che aveva parlato di Legambiente come di un'associazione politicizzata. A Padova precisa diamo fastidio perché critichiamo tutte le decisioni prese contro la tutela dell'ambiente, che siano esse di destra o di sinistra. Critiche in due giorni, prima l'assessore Grigoletto mi ha accusato di essere di sinistra e due giorni dopo l'ex sindaco Zanonato mi ha accusato di essere di destra. Ecco, quando si capirà che noi stiamo semplicemente facendo il nostro lavoro e critichiamo chi decide, perché secondo noi questa cosa non va bene per l'ambiente, ecco, forse Grigoletto e Zanonato si metteranno d'accordo e capiranno che io non sono di un partito politico ma che semplicemente faccio il mio ruolo di associazione. Forse loro, avendo sempre militato in partiti politici, non si rendono conto che la società è un po' più ricca. Legambiente ora è in cerca di una sede. L'assessore su questo punto è stato irremovibile. L'attuale va sgomberata. Aragona si affida al buon cuore dei padovani. Visto che da parte del comune, dell'assessore Grigoletto, non c'è stata la disponibilità a trovare una soluzione, ma da parte dell'assessore nemmeno un incontro, nemmeno la volontà di incontrarci per sentire le nostre ragioni, quindi un no a priori, stiamo cercando un nuovo spazio dove continuare le nostre attività. Andiamo a vedere il nostro TG Linea Aperta di questa settimana con l'aiuto della grafica. Pediatria a rischio, giusto trasferirla? Dite la vostra con un sms oppure una mail agli indirizzi che vedete in questo momento in sovraimpressione. Ancora il terrorismo islamico e l'allerta in Veneto al centro della discussione questa sera. Focus in studio, a partire dalle 21.05 con il nostro direttore Baccialli, ci saranno Jacopo Berti, Stefano Bonaldo, Nazareno Gerolimetto, Antonio Bressa, Pier Giorgio Cortelazzo, Antonella Tocchetto, Davide Visentin e Luciano Sturaro. Come al solito aspettiamo i vostri messaggi, i vostri commenti da casa. È tutto per quanto riguarda questa edizione di TG Padova. Io vi ringrazio per la vostra cortese attenzione, per essere stati in nostra compagnia e vi auguro una buona serata. A presto.